La crisi del Covid ha completamente stravolto la nostra vita. È scoppiata dentro ognuno di noi la paura per la nostra salute, per il nostro benessere. E improvvisamente ci siamo trovati messi a confronto con il bisogno di riorganizzare drasticamente le nostre abitudini di vita. Quindi abbiamo completamente perso ogni punto di riferimento. Tutto questo ha quindi creato degli effetti psicologici molto importanti. E adesso stiamo vivendo una seconda fase in cui non solo ci troviamo e continuiamo a trovarci a confronto con il bisogno di accompagnare questi cambiamenti che rimangono continui anche se più lenti nel tempo. Continuano le restrizioni, continua la richiesta di adattamento alle nostre vite, ma nello stesso tempo abbiamo dovuto anche un po' perdere la speranza che tutto questo passi. Quindi ci troviamo di fronte ad una nuova condizione, ad un nuovo momento, ad un nuovo periodo in cui ci confrontiamo con il doverci dire che dobbiamo imparare a convivere con tutto questo. Ora, gli effetti psicologici sono tanti e sono tanti perché vengono in qualche modo stimolate quelle emozioni che più di tutte ci fanno sentire instabili, che più di tutte ci fanno sentire insicuri. Quindi ribadisco la paura per la nostra salute, ma la paura di non poter riprendere le vecchie abitudini, ma quelle vecchie abitudini che sono sane, il contatto con le persone, la fiducia, il potersi affidare, il poter concederci di vivere serenamente una situazione invece che sentendoci continuamente appunto un po' in bilico e molto instabili. Tutto questo è stato accumulato nel tempo e quindi per quanto ognuno di noi abbia dentro delle risorse naturali che è la nostra capacità di resilienza, la nostra capacità di reagire ai momenti di crisi, ai momenti di difficoltà, di cadere e rialzarci sentendoci nuovamente sicuri, la pressione è talmente tanto forte e intensa, è talmente tanto continuata nel tempo che anche le persone in realtà più resilienti possono subire degli effetti a livello psicologico molto importanti. Ovviamente ognuno di noi può attingere alle proprie risorse personali, ognuno di noi ha una capacità di resilienza e quindi la capacità di reagire ai momenti di crisi e di solito li attiviamo in una maniera assolutamente appunto spontanea. Questa condizione però che è così duratura nel tempo e così pesante mette a dura prova in realtà ognuno di noi. Quindi al di là della disponibilità a tirar fuori le proprie risorse è aumentato il rischio di cadere in situazioni di forte disagio emotivo. Queste situazioni sono fortemente caratterizzate da una diminuzione del senso di fiducia, da stati di noia, di frustrazione, di tristezza, quindi cambia lo stato dell'umore, il tono dell'umore diventa fortemente altalenante, diventiamo tutti molto più irritabili, fino addirittura a sfociare in situazioni di stati d'ansia molto forti o situazioni di depressione anche molto molto importanti. Quindi in generale ovviamente c'è una reazione in realtà soggettiva, cioè è difficile, non si può generalizzare, anche se la tendenza appunto dei disturbi è quella di colpirci o in disturbi legati al tono dell'umore o in disturbi legati a disturbi sul comportamento, legati al comportamento. Di cosa hanno bisogno le persone? Fondamentalmente i bisogni delle persone rimangono gli stessi, non sono cambiati. Quello che è cambiato è l'intensità in cui noi viviamo questi bisogni. In maniera generica, forse eccessivamente generica, ognuno di noi ha bisogno di potersi fidare e di star bene e di avere una prospettiva di soluzione ai momenti di difficoltà e di disagio. E in questo momento la cosa più difficile è proprio riuscire a fidarsi, a ricrearsi un'aspettativa di soluzione e di superamento delle proprie difficoltà. È importante quindi soffermarsi su questi bisogni e più nello specifico il bisogno di ritrovare un senso di fiducia, il bisogno di potersi fidare della propria affettività e di poter mantenere una affettività nella reciprocità della relazione seppur mantenendo le distanze che servono, il bisogno di potersi sentire rassicurati, quindi non ritrovarsi in una condizione di sicurezza ma di possibilità di sentirsi accolti, compresi, ascoltati e all'interno della relazione potersi sentire rassicurati che per quanto stiamo affrontando un cambiamento e una situazione molto difficile siamo in grado di farlo. Quindi io direi anche di superare un po' la frase il tutto andrà bene. Dobbiamo spostarci verso un faremo in modo di superare le difficoltà e soprattutto di sentirci capaci di affrontare queste difficoltà. Siamo in un continuo cambiamento.
che, ripeto, ci sta accompagnando e ci accompagnerà ormai credo in maniera stabile. Non possiamo aspettarci che tutto passi, ma dobbiamo metterci appunto in una prospettiva di capire cosa fare e cosa farci di tutto questo. Il modo migliore per aiutarci, permetterci di essere noi stessi, per stare in un atteggiamento di aiuto, metterci in una prospettiva di ascolto. Quindi dar modo alle persone di esprimersi e dar modo alle persone di sentirsi riconosciuti nei differenti bisogni e nelle differenti difficoltà. Quindi il compito di noi che lavoriamo nel settore della salute, il compito mio come psicologo e psicoterapeuta, è quello di non scivolare nelle generalizzazioni, non lasciarmi condizionare da quelle che sono le facili generalizzazioni che possiamo condividere o no in realtà, ma accogliere la persona nella propria individualità, accogliere l'adulto o l'adolescente o la coppia nelle proprie difficoltà personali e continuare, come facevamo prima, a fare un'analisi specifica dei loro bisogni per poter poi intervenire e utilizzare quegli strumenti necessari in quello specifico caso, in quella specifica situazione. Sicuramente quando abbiamo a che fare con gli adulti c'è una fase di accoglienza e di valutazione che permette appunto di capire qual è il bisogno di cui prendersi cura e qual è il disagio di cui ci dobbiamo appunto occupare, e in base a questa analisi preliminare noi possiamo comprendere e capire se può essere più utile fare un percorso individuale, quindi un percorso comunque di psicoterapia. Potrebbe anche servire un percorso di sostegno piuttosto che di vera e propria psicoterapia, il che vuol dire andare non a curare qualcosa, trovare una soluzione appunto ad un disagio, ma semplicemente dare un momento di sostegno che aiuti la persona in autonomia a tirar fuori le proprie risorse. Poi questo è un presupposto di fondo che accompagna anche il percorso di psicoterapia. Altre volte invece è più importante dare un'indicazione in termini di terapia di coppia, ad esempio quando ci accorgiamo che tutto questo in qualche modo ha avuto un'influenza particolare, in qualche modo amplificando quelli che poi sono appunto i conflitti di relazione. Altre volte può essere utile dare un'indicazione in termini di terapia di gruppo o di esperienze di gruppo, in cui appunto è possibile prendersi cura e dare sostegno nell'elaborazione di quello che è il disagio personale e la sofferenza personale. Quindi anche qui dipende sempre da situazione a situazione. Credo che uno degli aspetti più importanti sia il riuscire a sollecitare le persone a riconoscere il proprio bisogno di aiuto, perché questo è uno degli aspetti più difficili, affidarsi e soprattutto ammettere di aver bisogno. Proviamo ad entrare in un'ottica in cui chiedere aiuto in realtà è un grande atto di coraggio. Questo è il mese dedicato al benessere psicologico e all'interno dello studio Medineuro, come equip integrata, siamo disponibili per una consulenza gratuita, quindi potete molto facilmente chiamare direttamente, contattarci telefonicamente allo 06 59 20932 o avere informazioni su di noi attraverso i canali social Facebook, Instagram e YouTube. Quindi siamo qui come equip e sono qui come psicoterapeuta pronta a darvi sostegno e ad aiutarvi.